Buonasera a tutti e benvenuti su Nautebolo Italia TV. Io sono Michele e oggi iniziamo. E oggi leggeremo il capitolo 60 di Boruto, uscito oggi su Manga Plus. Tra pochi minuti verrà con me in live Marco, per cui aspettiamolo. Nel frattempo vi do due comunicazioni. La prima è che domenica uscirà un video su Igetsu. La seconda è che sarà l'ultimo di luglio, presumibilmente, e probabilmente ci vedremo, ridurremo i nostri video su YouTube ancora di più per agosto. Probabilmente uscirà qualcosa, ma mi sarò provato a dire. Non sono certo al 100%, anche perché anche noi ogni tanto andiamo in vacanza. Bene, ma volevo mostrarvi solamente, prima di iniziare, la cover del V-Jump del mese. Come sapete, Boruto esce il 20 di luglio, il 20 del mese, su una rivista chiamata V-Jump, che presenta mensile. Per questa volta avremo in copertina sia Dragon Ball che Boruto. Come sapete, sono entrambe le riviste, entrambi i brand di punta della rivista. Ed era da tantissimo tempo che non erano entrambi sulla copertina. Adesso vi mostro come si mostra la copertina in originale. La copertina è stata disegnata dagli autori di entrambi i manga, e non come altre volte, quando c'era Boruto solo in copertina, che era stata fatta da Nishio. Si presenta così. Spero la possiate vedere. E niente, ora iniziamo a leggere. È arrivato anche Marco, per cui partiamo. Buonasera, al prossimo Ok, cantante e sì, autore della credo di sigla sì. di Boruto per l'Italia. Ma Giusto, ho fatto speriamo, un'antica. speriamo. Mi consulterò con Giorgio. Ho fatto uno spoiler. Ho fatto un piccolo spoiler, ma penso che capiranno, capirà la gente a casa, dai. No? Buona visione a tutti e vediamo cosa fa sta piccola pulce in questo capitolo. Partiamo prima dalla cover, vediamo se trovi un piccolo errore di scrittura. Sì, ho visto tra l'altro che qualcuno, non faccio il nome, ma tu sai chi, ha detto che probabilmente in Giappone lo leggono Generations. No, in realtà in Giappone dicono Generations, più o meno, questa è la pronuncia, perché i giapponesi cercano di, non so se è giusto il termine, in giapponesizzare l'inglese, cioè tipo Naruto Next Generations, e quindi hanno questa dicitura. Però questo comunque non giustifica l'errore che c'è dietro la faccia del Pidocchietto, cioè è un errore proprio di battitura, penso di distrazione, perché non l'hanno mai sbagliato, però non è legato a una dicitura, no. E sicuramente poi il brand, giapponese. Il brand è Shonen, sì. Generation. Perché sì, se lo no, senti no, no. Quando fanno le pubblicità, al massimo dicono Generations o Z Generations, al massimo. Sì. Sbaglio. Infatti, però Generations no, credo che no. No. Quello mai. Per cui possiamo considerarlo come un errore a tutti gli effetti. Sì. Ma vediamo, probabilmente i lati positivi e i lati negativi, non abbiate paura. Poi è molto carino, mi piace questa scritta di Boruto, molto estiva, secondo me. Ci sta, questo arancione, no? Sì, che mi ricorda un po'... Che mi ricorda un po'... Aspetta. mi ricorda un po' tipo questo. Vagamente. Vagamente, ma me lo ricorda, però tralasciamo anche questo. Sì, è quell'arancione lì, in effetti. Forse un po' di grafica è quella. Sì.
ho un po' di incazzi per diverse cose che stanno succedendo anche nel mondo televisivo, che stanno facendo un po' di pagliacciate copiando loghi, ma va bene, cominciamo, non mi dilungo in stupidaggini. Vediamo se la traduzione di Morimoto ci aiuta. Quindi partiamo con un incontro tra Sai Shikamaru, sulla questione Cold, che... Quindi partiamo con la tecnica di Cold che abbiamo visto già nel manga 2-3 capitoli fa, quando fa fuori le guardie del tempio di Boro, per cui vediamo appunto Shikamaru che sta parlando appunto della tecnica di Cold e dice: questi sono segni di artigli, una tipologia di marker di impronta, di segno, di firma, per definire un luogo, un'abilità unica che appartiene probabilmente a... un'abilità unica per codificare, probabilmente. E secondo Amado, lui, nel senso di Cold, può viaggiare istantaneamente da un segno all'altro. Ciò assomiglia molto ai sigilli dei sigilli del dio del fulmine, del dio del fulmine volante del quarto Kage, il Flying Regime, se vogliamo. Quindi, in pratica, ci ha spiegato la tecnica di Cold, ovvero quelli che sembravano dei ferri lanciati per terra, in realtà sono una sorta di sigillo con cui Cold si può muovere all'interno di quello spazio da lui segnato per terra. Oltre ad essere proprio come dei segni di artigli, dei claw marks, come li chiamano in inglese. Quindi, in pratica, quello che è successo molto probabilmente è che Shikamaru è andato a chiedere ad Amado informazioni su Cold, dato che sappiamo che il prossimo avversario sarà lui. Però lui, Shikamaru, che fa parte dell'Intel, è andato a chiedere informazioni a un ex membro della Kara. Shikamaru dice: quindi non c'è alcuna tecnica spazio-temporale, ma finché lui lascia questi segni degli artigli, lui può sempre tornare al posto dove era stato finora, dove era partito. E questo è... questi segni degli artigli arrivano fino a dove c'è pure il Decacoda. Se vi ricordate, Cold all'inizio, quando incontra l'ombra di Ashi, il fantasma, se vogliamo, lo spirito di Shiki, è ancora protezione del Decacoda, perché era la sua missione, se vogliamo. Qui abbiamo Sai che dice: nessuno al momento è stato ancora trovato all'interno del villaggio, ma ci sono quattro più... indizi, ci sono quattro indizi vicino al muro più esterno. Qui vuol dire che molto probabilmente hanno trovato questi segni degli artigli in altri villaggi, non solo nelle vicinanze del rifugio di Cold, ma anche in altri villaggi più piccoli all'esterno del rifugio di Cold. Non è chiaro da quanto tempo siano lì, potrebbero mostrarsi in ogni momento. Noi abbiamo team di ricerca di circa 3 persone che stanno guardando dappertutto. Inoltre stiamo cercando ovunque per queste tipologie di sigilli. In pratica c'è una sorta di caccia all'uomo, anzi non di caccia all'uomo, di caccia agli indizi, di tutti i membri dei team di ricerca del villaggio della Foglia e probabilmente anche degli altri villaggi, per cercare di avere informazioni su come si muova Cold e di come funzioni il suo sigillo spazio-temporale. E poi Shikamaru dice: oppure tutti questi quattro indizi che abbiamo trovato sono bluff,
create apposta per prenderci in giro, e quelli che ci sono adesso sono proprio sono troppo in mostra per essere messi così chiaramente per noi. E qui abbiamo anche i Biki, che lo vediamo proprio, che ritorna nel manga di Boruto, e lo vediamo proprio che... Aspetta un secondo, perché sì, volevo far sentire la mia voce, l'estrema gioia di rivedere i Biki Morino nelle tavole. Fammelo un attimino... Oh, no, l'emozione è troppo forte. Non è proprio come lo disegna Kishimoto, ma è... Però è vabbè, dai, accontentiamoci. Almeno nelle animazioni sapremo che sarà più simile a quello di Kishimoto. Mi io ce ritappo. Ce l'ho ancora per Sai, ma sai, io come lo disegna Kishimoto non mi piace tantissimo, però è migliorato sicuramente. Non voglio dire che sia schifo adesso. Sì, sì, qualcosina è migliorato. Vabbè. Dai, ti faccio continuare. E Biki afferma, infatti, negli altri villaggi ci sono, abbiamo notizie di altri segni di artigli che sono stati ritrovati, ma in nessuno di essi ci sono i indizi su Code. Dannazione. Non posso crederci, dice Shikamaru, che lui ci sta prendendo così... rivolgiamo la frase, che forse è meglio. Non ci posso credere che tutti e cinque i villaggi si stanno sforzando così tanto per un solo ragazzo. Noi abbiamo cercato e interrogato un covo della Kara, i membri esterni della Kara, ma non c'era niente, non c'era nessuna informazione riguardo a ciò. C'erano solo... i Food Soldier, potremmo tradurli, i membri esterni minori, perché sarebbe più di sarebbe più Fantini, Food Soldier. No, loro conoscono praticamente niente della Kara, sono solo degli agenti minori. E Shikamaru, lo sguardo di Shikamaru non mi piace tantissimo, però ci sta. A un certo punto sembra che questi segni di artigli sia la nostra unica via per raggiungere la verità. E continuando a monitorare Naruto, Boruto, Sasuke e Amado e Kawaki, la probabilità di trovarli sia maggiore. Sembra che lui abbia un lavoro non finito con loro. E molto probabilmente presso le loro vicinanze potremmo ammirarlo più facilmente. Sì, io spero che Code stia ben nascosto col suo decacoda comunque. Visione dall'alto con Kawaki che guarda la riunione di Kawaki, che rimane sempre sulla testa del settimo. E qui vede anche che tutti gli shinobi della foglia lo tengono sott'occhio, come dice Shikamaru, bisogna tenere d'occhio i vari membri. Comunque, piccola parentesi, proprio velocissima sul disegno, penso che, vabbè, a parte che ormai l'ho sempre detto che Kawaki è il mio personaggio preferito, proprio al di là di Boruto, sinceramente, penso che disegnando Kawaki abbia fatto veramente un bel lavoro, perché comunque al di là di tutto, Kawaki come disegnato mi piace, se poi togliamo magari un po' la storia degli occhi, anche a livello di animazione, quando ci sono stati gli episodi con Kawaki, cioè gli dà proprio quell'aspetto più rude, più grande, più cattivo, più muscoloso, mentre invece negli episodi magari più normali ha quel faccino proprio piccolo, non lo so, sembra un po' un bimbo viziato, per non dire un bimbo M.
un bimbetto, mentre invece nel manga e nelle puntate più importanti di Kawaki gli danno sempre quell'animazione molto diversa, molto particolare, che apprezzo tantissimo. Infatti Kawaki, chiudendo parentesi, penso che sia un bellissimo personaggio. Spero sinceramente che dopo il time skip non sia poi così stronzo e che non abbia ucciso realmente Naruto, ma queste sono cose che vedremo più in là. Comunque vedremo. Per adesso Kawaki è quello che mi incuriosisce di più. Ricordiamo che tutto questo è un flashback, un mega flashback di Boruto, ricordiamo. Sì, tutta questa storia praticamente è un flashback di Boruto, che poteva anche star zitto all'inizio e far procedere tutto com'era, però insomma la faccia del flashback. E tutto questo nel mentre che loro stanno combattendo, quindi immaginati quanto sia attento. Detto che Kishimoto viene ricordato come il mago del flashback, no? È riuscito a creare una storia di più di quasi 17 volumi di flashback. Quindi ora sappiamo che c'è davvero la mano. Kishimoto aveva previsto tutto, aveva detto fatti un bel, io ti lascio Boruto ma tu mi crei tutto un intero flashback, e questo è quello che devi fare. No, è che è un flashback con all'interno altri flashback, no? Sì, sono... che al suo interno ha ancora altri flashback, però qui però andiamo troppo avanti. Dai, continuiamo. Qui vediamo che Kawaki è sorvegliato dagli shinobi della foglia, o comunque è tenuto d'occhio ogni tanto. E qui passiamo alla nostra mitica Sumire, che è in dialogo con Amado, e gli chiede: per favore, spiegami, qual è il tuo piano con Kawaki? Perché se vi ricordate, aveva pensato di ricostruirgli la porta del karma, se vi ricordate, ovvero di poter utilizzare il potere del karma che Kawaki possiede ancora, però doveva creare una sorta di ingresso, di portale, per quindi una sorta di nuovo Otsutsuki che gli permette di riaprire le sue abilità da erede dell'Otsutsuki, se vogliamo, perché doveva accogliere la volontà di Shiki. Per cui vuole capire, almeno Sumire è preoccupata per questa storia, vuole capire anche noi quali sono i reali piani del nostro scienziato pazzo ex Kara. Qual è il tuo piano con Kawaki? Che una volta che tu hai ricostruito il suo karma, io non cercherò comunque potremmo dire, non sto cercando di tenerlo sotto controllo, Nerolaps, tradurlo più o meno così, perché Nerolaps è più un rap più avvolgimento, però non so come tradurlo bene, ma è una questione personale. Non discusso con Kawaki, ma francamente non vorrei condividerla con te questa informazione, ma ti assicuro che i tuoi timori siano senza fondamento. Io non ho intenzione di fare qualcosa di contrario, di avverso a Konoha, lo giuro. Quindi abbiamo un Amado comunque che giura fedeltà a Konoha. Se vogliamo, perché all'inizio noi pensavamo che Amado potesse tradire la foglia, qui afferma esattamente il contrario. Sumire sempre lo guarda un po' preoccupata comunque, nonostante Amado qui affermi di voler rimanere fedele alla foglia. Però vediamo che c'è una sorta di contenitore, sembra contenere qualcosa, e Sumire lo nota, e anche noi lo notiamo. Per cui andiamo a vedere subito cosa sia. Qui sembra un contenitore di un nuovo cyborg. Cosa starà facendo, Amado? Che cosa stai lavorando adesso? Cos'è quel container? Te ne puoi andare, Kakei. Io sono abbastanza occupato. Non me lo puoi dire? Vabbè, te lo dirò.
Io non voglio fare niente contro Konoha. Il fatto è completamente l'opposto. Io ho già avvertito Katsuki di ciò. Dopotutto, condividere informazioni, condividere la tecnologia con gli altri villaggi è una condizione che occupa... Ah, ok. Dopotutto, la condivisione della tecnologia con gli altri villaggi era una condizione per avere l'attrezzatura in prestito. E questo dovrebbe diventare un potente alleato di Konoha. Per cui, probabilmente, sta creando una sorta di cyborg per Konoha. Potrebbe essere questo? Boh, ne parleremo dopo, a fine capitolo. Un potente alleato? Vediamo una figura, ma è abbastanza contorta, per cui non la capiamo. Nel frattempo ci spostiamo a casa Kod, nel rifugio di Boro, che, se vi ricordate, nel scorso capitolo avevano fatto fuori i soldati di Boro che erano rimasti nel rifugio, hanno cercato di entrare nella sala di Eida. E ricordiamo la scena in cui il nostro piccolo fratellino, piccolo moccioso, era salito sulla schiena di Kod e faceva la cavallina sopra di lui, con una scena comica, dopo aver fatto fuori diversi soldati. E Kod dice: per quanto tempo vorresti cavalcarmi? Ma che cosa? Ma sei già stanco? Tu non hai energia? Non è proprio quello che stavo dicendo. Eida, potresti aiutarmi, per favore? Lui è oltre il mio potere. Cosa è diventato il suo nuovo migliore amico, Kod? È il tuo nuovo migliore amico, ricordatelo. Io sono sollevata che tu ti impegni, tu ti stai impegnando con lui. Ma questo sta diventando difficile. Francamente, io continuo a dubitare di me stesso davanti a lui. Praticamente gli ha fatto fare la babysitter a suo fratello. In pratica, quello che è successo, gli ha detto: ma io non faccio niente, lascio a lui ti lascio tutte le responsabilità. Io non voglio sperne niente del mio fratellino. Basta che non gli fai male, per il resto è tutto bene. Poi ci abbiamo il nostro amico, il vecchietto, che adesso mi sembra si chiami Bug. Mi sembra che prova a camminare verso Kod, e il nostro piccolo moccioso si gira, lo guarda malissimo e decide di lanciarsi esattamente contro il povero Bug, solo perché ha osato muovere e guardarlo, e gli finisce esattamente sopra. E credo che gli sputi in faccia, credo. Ma cosa stavi cercando di fare? Cercavi di svegnartela, Bug? Questa è brutta, Non ci siamo visti. Non ci siamo visti da mai e te ne stai già scappando? Ah, dannazione, io odio quel ragazzo. Bug bullizzato da un bambino. Poi vediamo che Kod usa la sua tecnica, quella che abbiamo visto, degli artigli, e si sposta, e muovendosi pensa. La riflessione è istantanea e darà la sua reazione ora, ma la sua reazione sarà automatica oppure dipenderà dalla sua intenzione? Vediamo che il fratellino dice: Kod, ma che cazzo sta facendo questo qua? E vediamo appunto che Kod ha spostato il fratellino attraverso la sua abilità, per cui per toglierlo dal Bug. Se ho capito bene, giusto Marco? Mi sembra di aver capito così, che lo ha spostato con la sua tecnica. Ok, aspetta, riposiziono il telefono. Non lo so, non credo che lo abbia proprio spostato, perché credo che l'abbia indotto a spostarsi.
Perché lui era qui sopra e le sue e queste specie di artigli, queste specie di binari. Cioè, quello che tu hai appena letto, se non ho capito male, è che Cod in pratica stava cercando di analizzare il comportamento di... No, non proprio, non credo che gliene importi nulla di bug. Credo che altro analizzare... che secondo me, da quello che hai letto prima, stava cercando di capire se quando tu cerchi di attaccare, ad esempio, il bambino, in automatico il tuo potere tramite il bambino si riflette direttamente su di te, oppure si riflette solo se la piccola pulce decide di attaccarti lui. In questo caso, infatti, Cod ha appena notato che non è che lui è che il bambino è immune, semplicemente non credendo che Cod non volesse fargli del male, non ha respinto verso Cod il suo stesso attacco. Credo che lui volesse capire se era un'azione istintiva, cioè che in automatico viene respinto il colpo, oppure se era lui a deciderlo coscientemente. Credo che volesse capire quello. Non penso che volesse salvare Bug o comunque far del male a questa cosa minuscola rompiballe. Credo solo che volesse capire un po' come funzionava il suo potere. Quindi non lo so, questo è quello che mi sembra di aver capito. Mm-hmm. Cioè, perché se tu vai a rileggere un attimo le parole di Cod sopra, un po' sopra, sì, cioè non è questo il ragionamento che fa. Voglio vedere se una cosa istantanea, se si manifesta automaticamente oppure in base alle sue intenzioni, una cosa del genere, come se avesse voluto capire in che modo agiva il potere di... Esatto. Come si chiama sto cristiano che non mi viene mai il nome? Il piccolo. Il Konohamaru dei Karak. Chiamiamolo così. Che cattivo. Vabbè, comunque... Adesso penso di aver... ok. Ada, Bug, Cod in questa scena, e lui come si chiama? È l'unico di... andiamo avanti. Per adesso il piccolo obbrobrio, chiamiamolo così. No, è moccioso. Il piccolo moccioso, sì. No, ma moccioso è anche simpatico, capito? Non lo so. Il piccolo sassolino di scarpa. Beh, dai, non dirò. Comunque, questo è quello che ho capito io. Poi sbaglierò, non so, però questa è l'impressione che mi ha dato Cod cercando di capire quali fossero le sue vere abilità. Demon. Eccomi venuto. Vabbè, nome azzeccato. Demon, è rottura di... Sì, poi ci andiamo. Sono varie versioni, sai, Daimon. Io penso che sia qualcosa tipo Demon oppure... Daimon, perché devo vedere un attimo in giapponese com'è, perché il problema del scan inglese è che tentano di imitare la lettura inglese, no? Per cui modificano quella scrittura giapponese, per cui per dire, e infatti credo che lo scrivono Gui per dire, posto di Gai con la... Ma infatti penso che lo scopriremo sicuramente nella versione in italiano quando uscirà. Sì, oppure quando uscirà l'anime, quindi ancora più in là come lo pronunciano. Vabbè, comunque, torniamo indietro. Il nostro amato Cod, che sta continuando a cercare, che ha l'obbligo di far colpo su Ada, dice, questa è la mia abilità. Io posso muovermi liberamente tra i miei... Però non mi piace questi Claw Mark come artigli. Sì, no, beh, Claw è artiglio, in effetti. Questi miei segni di artiglio. Devo trovare un altro nome perché non mi piace. Tra i miei sigilli di sigilli. Io pensavo sigilli di essere... spazio-temporali. Sì, tra i miei sigilli, sì. I miei sigilli d'artiglio, ecco, forse scrive meglio così. Io pensavo di essere più veloce a mostrartelo piuttosto che a spiegarlo.
poi da dietro arriva Code che blocca il nostro piccolo bug, no? Non ho capito, cos'è che gli fa? Aspetta un attimo. Neanche aspetta, cos'è che gli ha fatto? I meravigliosi disegni, continuiamo a dire, e i passi avanti. Ma l'ho diviso a metà o... Perché qua lo prende per il braccio, ma manca il corpo dietro. Oh, aspetta. Ah no, è ancora vivo, bug, sembra. Per cui probabilmente l'ha solo spostato. Sembra che lo abbia spostato, cioè lo tenga in mano e lo sposti. Se ho capito bene. Ah, no! Oh, aspetta, se vedi l'immagine è quella in basso a destra tra le tre vignette. Bug per terra, no, bug per terra. In basso sì, a destra, infatti, no? Vedi che è praticamente quella spunta lì. È la mano di Code. Quella è la mano di Code che lo prende, lo trascina dentro quegli artigli. Se poi, infatti, riscendi un po' giù adesso. Lui praticamente lo ritoglie fuori da quegli artigli. È come se lo portasse in un'altra, quasi un'altra dimensione. Ho capito. Mettiamola così, semplificandola quasi il Kamui di Obito. Se sì, vogliamo dare una semplificazione molto grande. Sì, adesso ho capito. Comincio ad aver capito. Infatti qua vedi che cerca di togliere fuori la testa. E la testa è l'ultima che rimane. Infatti non capivo questa immagine all'inizio, dicevo, cavolo, che gli è successo? Il povero bug. Per carità, lui non c'entra niente, per carità, sia un essere terribile, ma lui è semplicemente un inserviente, un impiegato più che altro. Quindi lui non c'entra niente con questa storia, infatti se ne vuole andare da sti mostri. Il piccolo bambino, il piccolo demon dice: "Wow, che bravo zio Code! Mi sto fatto la magia." Beh, infatti ha detto, qua dice proprio "Wow". Quello che ho detto. Lo so letterale, cerco di essere. Cioè, mentre ciò mi permette di andare e tornare secondo la mia volontà, io posso portare anche altri verso di me oppure allontanarli all'istante. Praticamente ci ha fatto una spiegazione, l'esposizio della tecnica più praticamente, e la ragazzina gli dice cool, figo, grazie Code, io ti appartengo, io mi hai salvato. Nessun grazie è necessario, io stavo solo mostrando la mia abilità di riflessi, le mie abilità e le mie riflessi. Questo è interessante, questo è pulito, that's neat, è chiaro, potremmo dire, mi piace. Perché mi ringrazi? Ma perché non mi spieghi, già che ci siamo, un po' di più nei dettagli, come funziona la tua abilità? Beh, allora, come puoi capire, demon, sorella subito, silenzio, non devi rivelare le carte così facilmente. Il povero Code dice, non credi in me? Te l'ho già detto, che demon riflette gli attacchi nemici, e questo è tutto quello che devi sapere. E per il momento tu sei veramente dura, perché qui letteralmente tu sei veramente una noce dura da aprire, per cui potremmo dire tu difficilmente ti apri agli altri, potremmo tradurla in qualcosa del genere. Marco, tu che sei più un poeta, come la tradurresti qualcosa del genere? La tradurrei... È difficile da aprirti agli altri, qualcosa del genere. Aspetta, you really are the track. Se la voglio fare poetica, direi sei una donna abbastanza diffidente, difficile. È difficile... Sì.
capire cosa nascondi realmente in maniera un po' più poetica. Però rimane tra noi, non passare all'offensiva, Cod. Ci siamo solo appena conosciuti, dai, ci vuole un po' di tempo per che deve passare prima che io ti possa mostrare e spiegare tutto. Calma, piccoli passi, strategia dei piccoli passi. Calma. Allora, Bedazzlement, aspetta, Bedazzlement, cos'è? Enserigen. Che c'è? Ah, ho capito, la tecnica della... ho capito. Sono le abilità di Eida. La chiaroveggenza, il Seringan, che è il suo occhio. Ah, sì. E la tecnica della fascinazione, potremmo chiamarlo, dell'innamoramento. In pratica basta cavare gli occhi a Eida e lei perde anche il suo potere. Sicuramente scopriremo che sarà un potere legato ai suoi occhi. Sì, sì, è un potere legato agli occhi, c'è un occhio simile a una luna, qualcosa del genere. C'è un occhio strano, non è un occhio normale. È una tecnica oculare, di cui non si capisce molto l'origine, il senso. Ma guarda, penso che dopo Naruto le abilità oculari siano andate dall'oculista. Che bello, ridiamo insieme per questa battuta bellissima. Detto ciò, comunque dal Rinnegan, Sharingan, Byakugan, poi Tenshinhan, poi Jougan, poi Ketsuryugan, poi tutte le altre che sono nate, io direi che ne abbiamo un po' anche le palle piene, anche perché ricordiamoci che il Byakugan era all'inizio di Yuga, questa abilità oculare potentissima, nessuno poteva batterli, adesso è tutto abilità oculari, però vabbè, e il mondo è bello così, perché si scoprono tante cose. Comunque sarà un'abilità oculare, penso... data da sempre da strumenti scientifici ninja, non una reale abilità oculare, tipo anche quella, cioè per quanto riguarda i cyborg, perché anche Delta aveva un'abilità oculare in teoria, cioè quella di assorbere il chakra attraverso gli occhi, che avevano una forma tipo una girandola, non mi ricordo bene neanche come erano. Comunque sono contento che nell'anime Delta sia tornata, perché ci sono altri due corpi. Secondo me ci regalerà altre sorprese, magari si scontrerà pure con Eida, chi lo sa. Io nel caso voterei per Delta. Assolutamente. Io non pensavo che ci fosse altro nei tuoi riguardi, ma ovviamente non dirmi che tu possiedi altre abilità che voi due che tu non mi hai ancora dimostrato, oltre alla chiaroveggenza e alla tecnica della fascinazione. Beh, non potrebbe essere più interessante se ci fosse qualcos'altro. Potremmo tradurlo così. Giustamente Aida fa la misteriosa, no? Con Cod. Scusa, Cod, non mi interessa dirmi tutto, ma da quando la mia sorellona mi ha detto che non posso, ma la prossima volta potrò? Ma la prossima volta? E poi non sappiamo niente, cambia la scena. Torniamo a Konoha. Kawaki è andato, credo, a comprare le scarpe. No, non è andato. Ci sono gli sconti. No, credo che siano cose da mangiare. Sì, forse sono onigiri. Qualcosa del genere. È andato comunque al reparto dei saldi. E ci sono il negoziante che dice: ehi là, smettila di fissare i prodotti, vuoi comprare qualcosa oppure no? E qui abbiamo il nostro Shikadai, qui sta pensando alle frasi di Shikadai. Abbiamo un altro flashback nel flashback, praticamente, che comporta un altro flashback,
giusto? Esattamente. Ma ormai sappiamo che è tornato Kishimoto, quindi era ovvio che ciò accadesse. Allora, potremmo dire così, i civili non dovrebbero pensare a queste, dovrebbero sapere queste cose, ma molti rumors che stanno viaggiando sono sia veri che falsi. E lui si ricorda di una frase di Jigen che ritorna: svegliati adesso, non puoi vedere che tu sei, anche tu sei usato, non c'è posto per te qui. Boruto, che non capisco se credo sia alzato dal letto, credo, o sta scendendo le scale. Tu che ti ricordi la casa di Uzumaki, com'è? Dov'è che è qua? Credo che sia... può essere che stia scendendo le scale, ma non lo so, ha un'espressione così tanto inebettita, sì, sta scendendo le scale, ma però scusa, puoi salire un attimo su. Cioè, qua non sembra che stia scendendo le scale, sembra che si stia tipo buttando. Allora, beh, lasciamo. Torniamo sempre alla tecnica di disegno un pochino opinabile, però va bene. Poi dopo si capisce che... No, stavo dicendo, accidenti, non ho tirato l'acqua dolce del cesso. Ho avuto un attimo un ricordo. Il momento è qui, ti ricordi le cose, no? Gulp, ecco, vedi, se ti sei ricordato qualcosa. E, no, in realtà si doveva prendere le pastiglie. 2 volte al giorno per una settimana. Ma non ci sono ancora stati cambiamenti, né in positivo, né in negativo. Ma stanno davvero funzionando? Ta-da! Ritorna in Nata. Nata, non bellissimo, però. È tornata in Nata. No! 4 anni. Dopo il ritorno di Miki abbiamo il ritorno di Inata, signori. Forse sarebbe stato meglio non far tornare Inata, poverina. Si capisce. È tornata. La nostra Inata è tornata. Ma poi come vestita? Sta andando a uno strip. Deve fare uno strip disco. Sabato sera. No, dai, ti prego. Dai, continuiamo. Ma Kawaki è tornata a casa oppure no? No, non credo. No, infatti non mi sembra di averlo visto. Hai ragione, in ritardo. È successo qualcosa? Lui non ha mai mancato, non è mai arrivato tardi ad una cena. E infatti lui è seduto ancora sulla testa del 7° Kage, che sta facendo meditazione, che ha comprato una bottiglia d'acqua e un onigiri, credo, al supermercato scontato, che erano i saldi di primavera. Sì, tra l'altro nelle anticipazioni avevamo letto qualcosa del genere, no? Cioè che Kawaki avrebbe fatto finta, se non sbaglio, di prendere, sì. Cioè non avrebbe fatto finta, avrebbe mangiato fuori casa praticamente per stare un po' solo a riflettere, esatto, facendo finta magari di non sentirsi proprio a casa. E qui vediamo che è arrivato qualcuno. Chissà che è arrivato qualcuno. Una palla di riso e acqua. Un onigiri di riso e acqua, potremmo chiamarlo così. Non dirmi che quella è la tua cena. Lo sai benissimo che Inata ha già preparato la cena. Che ci fai qua? Ah, Naruto. Sono stufo di ciò. Non posso mangiare altre cose ogni tanto? Beh, allora, Naruto qui non mi piace, posso dire. Questa qui in alto, in basso a sinistra, non mi piace tantissimo come disegna. Ma innanzitutto potresti pensare a qualche scusa migliore.
tu non hai mai lasciato il piatto vuoto, non hai mai lasciato il piatto non vuoto, potremmo dire. You never not clean your... Tu non hai mai lasciato il tuo piatto sporco, più che altro. Sì, con qualcosa dentro, insomma, hai pulito sempre il piatto, per cui le cose che fai in nata ti piacciono, insomma. Per cui non è quella la ragione. Settimo. Io in realtà mi piace questo posto. Ma mi sento proprio fuori luogo. Giustamente lui che è un personaggio, mi sento out of character, giustamente. Scusa la battuta. Mi sento fuori luogo. Mi piace la vista da qua, però. Guardare con lo sguardo verso il basso, avere lo sguardo verso il basso, verso il villaggio che tu proteggi, potremmo dire. Ma mi piace questa vista panoramica. Ma questo io penso che non sia un posto per me. Non c'è un posto, non esiste un luogo per me. È stato tutto un errore. Io comunque sono un esterno problematico, un esterno, un outsider. Cioè, outsider si usa anche in italiano, se vogliamo. Uno fuori dagli schemi rispetto alla città, non c'entra niente con questo villaggio. E sono anche problematico, che ha desiderato nella sua libertà problematica dare fastidio a questo villaggio pacifico, questo posto pacifico. Ad essere onesti, io ero veramente stato veramente arrogante. Io posso ridere di me stesso adesso. Continuo a pensare che Jigen abbia ragione, o meglio, Ishiki, con chiunque fosse. Se ne frega e se lo piglio le spalle con un sacco di patate. Sta zitto un po'. Adesso ti prendo a sculaccioni. Esatto. Ehi. Hey. Ma che cazzo? Lasciami. Jigen, Ishiki. A chi se ne frega? Io certamente... a me certamente non interessa. Noi stiamo andando a casa. Poi dopo fai tu quello che vuoi. Mio figlio stupido. Altro che Boruto. Lo show ormai è Kawaki, no? Kawaki Naruto Next Generation. Ma sai cos'è? Che ripeto, no, ma a parte gli scherzi, è che Kawaki è un bellissimo personaggio. Cioè, è un personaggio veramente molto bello. Boruto fa un'evoluzione proprio allucinante nel time skip, che davvero ci lascia tutti a bocca aperta. Oppure, cioè, seriamente, Kawaki. Allora, Kawaki ha una storia da raccontare. Boruto. Il mezzo, il tramite con cui c'ha la storia da raccontare, quindi Boruto è semplicemente... Esatto, ma ripeto, serve... anche se poi, cioè, se poi Kawaki si rivelasse il cattivo e Boruto il buono, cioè sarebbe Naruto e Sasuke di nuovo, cioè due personaggi diversi con lo stesso destino. Io ho paura più che altro che si vada a finire proprio su questo, che... Vedremo, non lo so, io penso sempre al contrario, però vedremo. Ma, cioè, anche... però non so, perché nel time skip comunque abbiamo visto... L'unica cosa chiara che abbiamo nel time skip è che Kawaki vuole distruggere il mondo dei ninja, ha mandato da qualche parte, vivo o morto, Naruto,
e Boruto invece deve proteggere tutti, quindi mi sembra strano che comunque Boruto sia un villain, a meno che non si scambino di corpo in un certo momento, quindi non so, comunque dai, andiamo avanti, tanto lo scopriremo. Vedremo. Quindi abbiamo il nostro Naruto che fa da papà al buon Kawaki. E viene portato di peso fino a casa. Il volto di Naruto qui in basso a sinistra, inguardabile. Però dopo guarda come ride tronfio dalla sua mossa. Portato a casa il figlio che era scappato. Siamo tornati. C'è il cuore che palpita. Abbiamo una cena e abbiamo ancora i Mawari. Ritorna i Mawari nello show. E ritorna anche il mitico vaso di fiori di Mawari. Attenzione, che è stato riparato. Se non tanto. Quindi abbiamo 3-4 ritorni in questo capitolo. Eh sì. Anche se bruttina, ma i Mawari è sempre bellino come personaggio da vedere, quindi soprattutto su Hinata, forse i parrucchieri della nuova Konoha. Ma no, il problema non sono i capelli, il problema è il vestito di Hinata, non è tanto... Ha una scodella. Ah, i capelli di Raffaella Carrà, c'è l'anima sua, grande, per dire, ma tanto Raffaella Carrà, adesso questa piccola parentesi che ci tengo, uno dei miei miti della musica, comunque i capelli sono quelli, con la differenza che sono neri e su Hinata, che non è una soubrette, una ballerina, una cantante, ma una ninja, ormai casalinga, tempata, non ci fanno niente, sono veramente orribili. Sono dei capelli orribili che rovinano tutto il personaggio. Va bene anche il vestito un pochino più osè, ma quei capelli che comunque non si capisce dove inizia e dove finisca l'occhio, perché dai, no, è inguardabile veramente. Sono contento che sia tornata, ma tanto sparirà tra poco, quindi è inutile riaffezionarci in alto, perché è old generation, quindi dimentichiamocela. Per fortuna Ino almeno ha un ruolo rilevante. Lo sai che è il mio personaggio preferito in alto, per cui vorrei che apparisse, però diciamo così un po' mi spiace, però vabbè, già un passo in avanti, dai, che appaia. Ima dice: bentornato, oh Kawaki, bentornato a casa. Boruto fa lo spaccone come al solito: sei in ritardo, ma che cazzo stai facendo? Boruto c'è anche un po' rotto le palle, cioè rilassati. No, è che sono le 9 di sera, capì che hai fame, però calma. Ma perché tutto questo? Io non... Sì, tu vivi con noi da molto tempo, ma... nel frattempo tutto questo periodo è stato molto frenetico. E non abbiamo mai avuto la possibilità di organizzare bene una festa di benvenuto. Focus sul vaso di fiori di Mawari, che ci ricorda quando Kawaki lo distrusse con una scena terribile, più o meno nel capitolo 15, cioè, se no 17 se non ricordo male. La scena che ha rotto i cuori, ci ha fatto piangere tantissimo, più delle scene di Naruto, una delle scene più tristi di tutto Boruto, se vogliamo. No, vabbè, scusa, non voglio... Scusa il climax che non ci trova niente. Kawaki lo guarda così. E Boruto, come al solito, fa lo spaccone e dice: muoviti e siediti. Ci hai tenuto in ansia per tanto tempo. Sto morendo di fame. Panoramica dall'alto. Sì, è Kawaki che parla. Kawaki che sta parlando sul vaso. Guarda, io ho cercato di fare il possibile per aggiustarlo. È brutto con tutte le sue crepe. Rispetto a quello che ti avevo comprato, non c'è bisogno che tu ironizzi con me nel metterlo a tavola.
e metterlo a tavola. Ma io l'ho scelto per usarlo. Il vaso è diventato ancora più prezioso per me ora. Ima, posso dire che non mi piace disegnato così, ma va bene. Va bene. Ah, voi due siete veramente strani. Ehi, Kawaki. Io dovevo darti qualcosa, ma sono stato arrogante e non l'ho fatto. Impossibile. Impossibile. Me lo puoi fare benissimo vedere adesso. Tu, seriamente, tu devi lavorare sul tuo comportamento. Cretino, un dork e bacca, praticamente. Ecco, e tira fuori la sua questa qua, tira fuori. Io ce l'ho da traditore qui e io sono fedele alla foglia. Naruto guarda incuriosito. Vi fatto anche bene. E secondo me è stato rimaneggiato questo Naruto, perché ci sono più linee. Sembra rimaneggiato questo volto. Ma questa non è la tua speciale, il tuo special compito di fronte. Inoltre io non sono ufficialmente uno shinobi o qualcos'altro. Ma tu hai iniziato ufficialmente l'allenamento da shinobi. Tu sei un ninja in progress la tua carriera ninja è work in progress. Potremmo dire un ninja stagista, usando un termine moderno. Quindi è probabile che magari Boruto utilizzi da oggi in poi all coprifronte, quello tagliato di Sasuke, il che spiegherebbe il perché poi lo ha nel time skip, e magari non perché gli è stato rotto da qualcuno, ma perché userà quello di Sasuke, visto che ha donato il suo a Kawaki. Esatto. Oppure magari utilizza quello vecchio di Naruto. Però forse non siamo davvero così lontani al time skip, ma chissà, magari dopo Code. Non mi interessa se tu non sei se tu sei ufficialmente o meno un shinobi. Inoltre, anche se non fossi uno shinobi ufficialmente, per me, per Sarada, per Mizuki, sei considerato come uno del nostro team, della nostra squadra. Per cui pensa a questo come una formalità. Io non lo posso accettare. E poi comunque tu, se io lo prendessi, tu non lo avresti. Io ho quello del mio vecchio amico Sasuke, il mio old man. Vedi? Immaginavo. Il mio vecchio, avevo visto lui. Il vecchio Sasuke. Beh, lui me l'ha prestato. Ho capito. Questo, anche questo sarà un... anche questo lo potete considerare come un prestito. Da quando tu diventerai... questo sarà un prestito fino a quando tu non diventerai un ninja a tutti gli effetti, e poi dopo me lo ridarai indietro. Perché no? È una bella idea, voluto. Che cosa stai dicendo? Che è una bella idea per me. Cosa intendi? No, meglio, che cosa intendi? Miata, che ride. Dai, Kawaki, provalo. Prima lo prova come coprifronte. Potrei dire, ma no, non ti si addice proprio, a te. Scusa, Smettila, non voglio la tua pietà. Ma io penso che sia abbastanza carino. Anche per me, dai, siate onesti, sembra veramente uno sfigato vestito così. Ti ucciderò. Ho
Ok, sembra che la situazione è andata un po' fuori luogo, ma così sembra più familiare, eh? Ti sarà più naturale in poco tempo. E poi lo mette come così, lo metteva in atlas, se ti ricordi, al collo. Sì. Quindi prima lo mette come la Naruto sulla fronte e poi come in atlas. Ma non so, non mi convince, mi sento un po' strano. Io so che gli altri lo mettono anche altri lo mettono attorno al collo. Magari prova altri stili, magari prova il loro stile. Io sono sicuro che tu ci crescerai con questo, come crescerai come shinobi. Kawaki con la sua benza copri fronte. Sembra a letto adesso. No, è nella stanza da letto di Naruto. Sembra? O è la stanza di Kawaki? Non so. Non mi ricordo adesso. Kawaki, il tuo posto è qui. La mia famiglia pensa ciò. Fino alla fine. Tu puoi stare con noi per quanto tempo tu voglia. Ma se tu non la percepisci allo stesso modo, io ho fallito come noi, ho fallito nel mio lavoro da Kage e mi dispiace. La ricerca per Kod è difficile, ma non preoccuparti. Noi lo troveremo. Puoi lasciare questo compito a noi. Perché un luogo è un luogo dove nessuno, questo è il luogo dove ognuno, questa è Konoha, dove pure uno come te può vivere, it is or else. Proprio agio oppure no. Oppure altro. Questo, in questo punto, there was no point. Non c'erano altri obiettivi in me nel diventare Hokage. Qui abbiamo Naruto con Boruto con le sue pillole. Konoha, il posto da cui appartengo. Ekoguren. So, per cui prenditelo per te stesso, ottieni il tuo potere nella forma del karma, che è un'arma, che in modo che nel suo stato di la sua purezza è un'arma. Dammi la pausa, io non ho bisogno del karma. C'è ancora una cosa che io posso fare per proteggere Konoha e proteggere il settimo. Finisce il capitolo. No, per dire, però vabbè, come abbiamo già detto, Boruto comunque ormai era già nella mente dei oltre che di Kishimoto come me, quindi diciamo che secondo me l'avrebbero potuto gestire meglio. Quello sicuramente. Va bene, dai. Con questo ne chiudiamo. Abbiamo fatto una grande live di più di 2 ore, però ogni tanto ci sta. Esatto, dai. Allora saluto anch'io tutti quanti. Beh, buonanotte a tutti e grazie a Michele del lavoro che fa sempre, spesso anche da solo, quindi mi sento di doverlo ringraziare perché ci mette davvero tanto, più di me sicuramente, in questo lato di esposizione, insomma, della lettura del manga sia di Naruto che di Boruto, quindi grazie di tutto Michele, grazie. Grazie a te. E grazie a tutti voi. Ci vediamo allora. Buona serata.